Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta, io sono Giorgia Preti e qui con me c'è Maurizio Miele, presidente di CR Edizioni, benvenuto. Grazie. Allora, dunque, Maurizio, innanzitutto partirei come sempre parlando della realtà di CR Edizioni, quindi quando nasce la casa editrice e con quali scopi? Nasce nel 1990, anche se qualche cosa è stato pubblicato precedentemente. Nasce nel 1990 come spin-off di CR Grafica, ma prima dentro in CR Grafica aveva già prodotto alcuni libri e varato alcune collane, una abbastanza importante, quella di Itinerari Fuori Porta, che ci ha portato nel giro di poco tempo a coprire quasi tutto il territorio del Triveneto e parte del territorio nazionale, del territorio interessato dall'escursionismo e dal turismo estivo, chiamiamolo così, il turismo di montagna, a coprire pressoché tutto, dalla Lessigna, la Valpolicella, i Colli Iberici, le Dolomiti Bellunesi, dal Pago del Cansiglio, il Cadore, la Val di Zoldo, via dicendo, non ve la sto a numerare tutta quanta perché è un elenco un pochino lungo che porta circa a una sessantina di titoli. Abbiamo avuto una certa visibilità e un certo successo perché siamo stati la prima casa editrice a raggiungere un obiettivo così ambizioso. Autori, tra gli altri, erano tutti quanti alpinisti, escursionisti anche, ma molti naturalisti e molti storici della realtà locale che davano informazioni non soltanto di tipo sportivo, certo, quanto ci si mette e quanto ci si impiega, ma anche di tipo cognitivo, cosa c'è da vedere, cosa, certo, c'è da comprendere del territorio. Insomma. Quindi di fatto vi siete specializzati come lì siamo nati, sì, siamo nati un po' con questa specializzazione. Noi poi avevamo avuto la fortuna di avere tra i nostri soci Eugenio Turri, geografo di fama nazionale, collaboratore del Turin, della De Agostina e autore di classici, la semiologia del paesaggio, l'antropologia del paesaggio, conosciuti perché aveva pubblicato con Longanesi, era diventato il nostro socio e con Eugenio Turri abbiamo incominciato a programmare grandi opere di carattere storico-geografico sull'Adige, certo, e poi sulla laguna di Venezia e poi sui fiumi, Piave, Sile, eccetera, per cui da semplice attività, come dire, di guide escursionistiche, siamo passati a monografie di tipo, chiaro, paesaggistico e naturalistico, oltre che storico, antropico, eccetera. Certo. Eccetera. Ecco, sì, insomma, letteratura di settore abbastanza settoriale, però anche voi avete subito il colpo della pandemia, chiaramente, sì, perché come tutte poi editoria, ma non solo, insomma, tutto il mondo, cultura, sport, insomma, l'abbiamo visto, ha subito veramente un brutto stop, un fermo praticamente per quasi un anno e mezzo di fatto. Sì, sì, sì. Ed è stato un fermo che alla fine non ha premiato proprio il merito. In soldoni io non ho, come dire, niente di pregiudizio nei confronti di nessuna delle grandi organizzazioni, però è chiaro che Amazon all'interno di, certo, questo momento qua è riuscita a venirne fuori come un punto di riferimento anche per la vendita dei libri, non soltanto dei libri ma anche per altro, come, certo, un'organizzazione che è stata in qualche modo suppletiva o sostitutiva anche del piccolo tessuto, delle piccole attività, dicendo. Sono, come dire, sopravvissute coraggiosamente anche le librerie indipendenti, sostituendosi Amazon, facendo direttamente i recapiti anche, sì, alla loro clientela, vi dicendo, ma però voglio dire con tutta un'altra forza. Poi alla fin fine nel settore dei libri, i libri più venduti di Amazon anche in questo periodo qua sono stati quei libri di fumetti e di manga che vanno per la maggiore, perché non è proprio, come dire, un segno di grande ripresa intellettuale. No, effettivamente no, parliamo però, di due cose diverse, effettivamente. Però voglio dire, il mondo va avanti anche così. No, assolutamente, di fatto l'editoria è sopravvissuta anche grazie effettivamente a queste, insomma, all'online, ecco, al, sì, mercato online, però si può dire che al netto di quello che è successo, insomma, un anno e mezzo di stop, adesso comunque una ripresa lenta, si può dire che l'editoria può continuare a sopravvivere anche nei negozi, nei piccoli negozi fisici. Sì, 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 ma soprattutto nei piccoli negozi fisici che sono stati in grado di darti una identità netta e precisa. Quelli che non hanno identità e che vogliono, come dire, proporsi con un'offerta generalista, sì, non possono reggere la concorrenza di Amazon, voglio dire, o di grandi gruppi così strutturati.
reggono molto bene se riescono ad avere un atteggiamento friendly, se riescono a fidelizzare i loro clienti, certo. E riescono a farlo se dicono qualche cosa in più di quello che riesce. Amazon è un interlocutore muto, vero. Vende soltanto attraverso con delle schede bibliografiche abbastanza stringate e basta, e garantisce il servizio, ma però contenuti, relazioni con altre pubblicazioni, programmi editoriali delle case editrici, prospettive e sviluppi sull'editoria di quel determinato settore, che sia la narrativa, la storia, qualsiasi altra, non riesce a darlo. Sì, sì. E le piccole librerie indipendenti, queste invece, quelle sì, insomma, riescono a darle, e quelle sono convinto che possono avere un ottimo futuro. Ecco, beh, insomma, questo è confortante. Passando poi invece alla, insomma, a tutti i vari eventi che chiaramente sono stati annullati nei mesi della pandemia, sì. E che voi adesso avete ripreso, insomma, avete ripreso con un bel prossimi due mesi, il mese di novembre, sì. In cui siamo appena entrati, e quello di dicembre, sì. Ci sono in programma tante, sì. Presentazioni. Sì, sì, perché, come dire, sono state pubblicazioni tutte quante bloccate, per esempio noi abbiamo fatto, sono uscite, è uscita nell'inverno del 19 l'ultima parte del Paese perduto di Rino Coltro, un'opera in 4 volumi di circa 2000 e passa pagine, che è stato premiato all'epoca con il premio Nonnino, Risidaura, e quindi, come dire, un'opera estremamente importante. Non abbiamo mai potuto presentarla, ecco. E quindi, come dire, questa che è stata vissuta dalla famiglia, ma da tantissimi che sono stati vicini allo scrittore veronese Rino Coltro, come un evento particolarmente importante, non abbiamo mai potuto celebrarlo, insomma, certo, adesso. E così molte altre cose, insomma, dovremmo farle adesso, insomma. Ah, certo. Beh, abbiamo visto qua, per esempio, siamo sul vostro sito, ieri sera avete presentato Marco degli Uragani, sì. Tra l'altro è stato nostro ospite anche, sì, Giovanni Borghini. Bravissimo. Esatto. Poi dopo questa sera Trofei e Prigionieri, sì. Poi l'11 novembre Paese Perduto a San Giovanni Lupatoto, sì. Il 18 novembre Due Continenti, Quattro Paesi, e poi Le Pietre Raccontano in Valpolicella il 23 di novembre. Tra l'altro avremo ospite anche Mareva De Frenza nelle prossime settimane, quindi insomma ci state dando parecchio materiale, parecchi ospiti da intervistare, perché hanno tutti scritto dei libri molto molto belli, molto interessanti, che meritano sicuramente spazio. Quindi insomma noi facciamo i complimenti e un grande in bocca al lupo. Grazie. Perché la ripresa si vede, c'è, magari lenta, però insomma meglio riprendere, meglio tardi che mai, ecco. Sì. Bene, e allora in bocca al lupo, alla prossima. Grazie a te, ciao, bocca al lupo. Benissimo. Anche a voi. Benissimo, grazie mille. E allora adesso spazio alla musica e noi ci vediamo tra pochissimo.